Bisogna innanzitutto rendere chiaro che la comunità internazionale ha già affermato il proprio impegno a non abbandonare l'Afghanistan, sia nei prossimi mesi che nel periodo post 2014. E quindi è importante continuare su questo percorso di consolidamento, soprattutto qualitativo, di rafforzamento delle forze di sicurezza afghane. Gli impegni sono già stati presi, deve essere adesso modulata la presenza nel post 2014 della missione Resolute Support. Risultati strepitosi sono stati ottenuti, in vero. Il tasso di alfabetizzazione, da quando è attiva la missione, da oltre 10 anni, è cresciuto esponenzialmente, così come sono cresciute l'erogazione dei servizi di base, un po' dappertutto nell'Afghanistan. Quindi decisamente ne è valsa la pena. Bisogna tuttavia considerare che i frutti di questo prodotto, di quanto si è seminato in questi anni, potranno essere colti solo nel medio-lungo periodo. Non ci si può attendere che l'Afghanistan sia soggetto a un processo di crescita secondo gli standard che abbiamo noi nel mondo occidentale. Molto deve essere ancora fatto per la formazione dei funzionari. Non possiamo dimenticare che 30 anni di guerra hanno rappresentato ovviamente una perdita secca di generazioni e di capacità. Quindi su questo la comunità internazionale è impegnata. Sotto un profilo più squisitamente militare, la sicurezza viene oggi assicurata in prima battuta dagli afghani e l'impegno che si sta perseguendo è quello di una crescita qualitativa delle forze di sicurezza, esercito, ma soprattutto polizia, che deve ancora crescere molto. Ne è valsa la pena, quindi direi di sì. È uno sforzo corale, è costato molto in termini di vite umane, in termini economici, a 50 paesi della coalizione ISAF, e quindi siamo in un momento in cui è decisamente non possibile mollare, bisogna appunto perseguire per raggiungere questo obiettivo, che è quello di consegnare un Afghanistan, come si dice, good enough per gli afghani, entro la fine del 2014, con l'intesa che verranno poi sviluppate queste partnership strategiche che già sono state sottoscritte dai principali paesi della comunità internazionale con il paese centroasiatico. Quindi non dobbiamo dimenticare che sono già state gettate le fondamenta per la futura assistenza della comunità internazionale all'Afghanistan. È chiaro che a questo impegno deve far fronte un impegno da parte afghana di una maggiore ownership e responsabilità dell'alta dirigenza, del governo, delle forze armate, di dare il proprio contributo. Tutto questo potrà essere consolidato comunque solo in una cornice politica che andrà negoziata con gli attori regionali ed internazionali di riferimento. Non dobbiamo dimenticare questo aspetto, che sicuramente è cruciale.